serata. Sarà un vento caldo solo e pieno di pazzia che dal sud arriva e ti tiene sveglio. Anche se un po' lento, vedrai che correrà. Salve web spettatori di Nano TV, siamo con l'assessore al bilancio, l'avvocato Raffaele Bene, per discutere di questa recente approvazione del riequilibrio di bilancio. Assessore, allora ci vuole raccontare i fatti? Sì, vabbè, come prassi il comune di Casole, così come tutti i comuni italiani, entro il 30 settembre ha dovuto procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, e cosa che è stata regolarmente e puntualmente fatta. La particolarità di questo riequilibrio di bilancio è stata determinata da una circostanza totalmente inaspettata e imprevedibile. Il taglio fatto in piena logica tremontiana, dico io, in corso di esercizio, quindi fine agosto, inizio settembre, di ulteriori 800.000 euro di fondi di trasferimenti dallo Stato al Comune, ciò comportando la necessità di dover intervenire in maniera molto più rigorosa su quella che è la salvaguardia degli equilibri di bilancio. È stato difficile, voi vi siete insediati da pochissimo, no? Si parlano dei primi 100 giorni, compreso insomma il mese di agosto. Quanto è stato difficile ereditare un bilancio dalla vecchia amministrazione e gestirlo in così poco tempo? Sì, è stato particolarmente complesso, tenuto conto che il bilancio sostanzialmente è stato, che abbiamo ereditato, è stato approvato dal commissario, quindi è un bilancio fatto nell'arco di una gestione commissariale, e ancora più complesso se si tiene conto appunto della portata degli ulteriori tagli inaspettati provenienti dal governo. Però ad onor del vero, rispetto a quelle che sono le difficoltà oggettive che ci siamo trovati a dover affrontare, l'amministrazione Carfora, quindi io, il sindaco, l'intera giunta, l'intero consiglio comunale, con responsabilità abbiamo provveduto a riequilibrare quelli che sono i conti dell'ente nel rispetto di un principio fondamentale, che è quello della solidarietà. Abbiamo imperniato tutta la nostra attività al principio della solidarietà, quindi abbiamo riequilibrato, tagliato dove era possibile tagliare, riequilibrato in un'ottica ben precisa, cioè quella di non tagliare i servizi, in particolar modo i servizi nell'ambito delle politiche sociali. Anzi, ad onor del vero, in maniera attenta siamo riusciti non solo ad evitare i tagli nei servizi essenziali, ma siamo riusciti ad attuare una politica di riequilibrio che ha determinato addirittura un avanzo dalla manovra di riequilibrio stesso, avanzo che abbiamo riversato poi in quota parte a copertura di una quota dei debiti fuori bilancio derivanti dalle precedenti, anch'essi ereditati dalle precedenti amministrazioni. Il problema vero, ad onor del vero, ecco, non è stato tanto l'aver proceduto al riequilibrio, ma il vero problema sarà il determinato dal futuro, perché il governo ad oggi prospetta tagli di dimensione tale per cui tutte le amministrazioni si dovranno organizzare e attrezzare in maniera particolarmente attenta e rigorosa per cercare di garantire quelli che sono i servizi o purtroppo in molti casi i disservizi o comunque i servizi minimi ad oggi esistenti. Però l'impegno della nostra, mio personale, dell'amministrazione Carfora, chiaramente, così come ho detto prima, sarà sempre e comunque quello di garantire la solidarietà, di non prescindere da quelli che sono i principi che informano quella che è la nostra coalizione e che ci vedranno sempre come baluardo rispetto a qualunque forma di prepotenza dovesse continuare a provenire dal governo centrale, o meglio da un governo purtroppo oramai ed è sempre più evidente a trazione settentrionale, anzi più che settentrionale, a trazione fortemente leghista.
Benissimo, noi ringraziamo l'assessore Raffaele Bene, un'intervista improvvisata, insomma l'abbiamo incontrato poco fa nei corridoi, è atteso giù, c'è un consiglio comunale in corso e vi aspettiamo come sempre su napolinord.it e boxnews.it con i video di Nano TV. Grazie. Grazie. Yo que tiempo a te guardar.